Ben ritrovate, ben ritrovati. Sono Alessandra Graziottin e desidero oggi condividere con voi riflessioni importantissime sulla menopausa precoce, sulle cause e i sintomi d'allarme, perché solo se ascoltiamo il nostro corpo possiamo intercettare rapidamente quei segnali che ci dicono che il nostro ovaio è in fase di esaurimento. Premessa: non si è mai troppo giovani per andare in menopausa. Perché? Perché noi, le nostre ovaie, che contengono i follicoli che producono gli estrogeni e il progesterone e nutrono l'ovetto, che è la cellula riproduttiva femminile, gli ovociti, hanno una durata di vita limitata. Dalla pubertà, che intorno ai 12 anni compare mediamente nella maggioranza delle giovani donne italiane e a livello mondiale, e termina fisiologicamente intorno ai 50 anni. Ma attenzione, la fertilità si riduce già 10 anni prima. Se poi la menopausa è precoce, tutto questo si anticipa. Allora, concetto cardinale: alla nascita abbiamo più di 1 milione di ovociti. Wow, uno direbbe, ce n'è a scialare. No, perché abbiamo un'involuzione rapida, per cui già quando arriviamo alla pubertà ne abbiamo persi 700-800 mila, e quindi ne abbiamo intorno ai 100-150 mila. L'età dell'oro della fertilità va dai 18 anni, diciamo, ai 30, ma la perfezione sarebbe intorno ai 20, e dopodiché abbiamo un primo crollo a 30 anni, un secondo crollo della fertilità a 35, a 40 anni l'ovaio è in esaurimento dal punto di vista della fertilità felice, anche quando la menopausa arriverà a 50 anni. Figuratevi cosa succede se tutto anticipa. Quante donne sono colpite da una menopausa precoce? Spontanea, l'1% prima dei 40 anni. Parliamo di esaurimento ovarico prematuro, premature ovarian failure, insufficienza ovarica prematura. 7% in alcuni studi. Parliamo di menopausa anticipata tra i 40 e i 45 anni, quindi precoce prima dei 40, prematura o anticipata prima dei 45 anni, 11-14% delle donne. Quali sono le cause della menopausa precoce? Innanzitutto genetiche, quindi fondamentale chiedere mamme, zie e nonne a che età sono andate in menopausa, perché abbiamo circa 100 geni che governano la velocità con cui si esaurirà il nostro patrimonio di ovetti. Ma poi una causa molto importante, un insieme meglio di cause, che sta crescendo nella popolazione oggi per una serie di ragioni che affronteremo in una conversazione specifica, sono le malattie autoimmuni. Cosa sono le malattie autoimmuni? Sono patologie in cui il nostro sistema immunitario, che è il nostro esercito, invece di attaccare solo i nemici, comincia ad attaccare i nostri tessuti, diventa un fuoco amico. E che cosa fa questo fuoco amico? Per esempio, nel caso della celiachia, va ad attaccare i villi intestinali, ma il secondo bersaglio può essere l'ovaio. Lo stesso succede nella tiroidite autoimmune, nel diabete di tipo 1, nella sclerosi multipla, nell'artrite reumatoide, nel lupus eritematoso sistemico e in molte altre patologie autoimmuni. Quindi, messaggio cardinale: c'è una patologia autoimmune, avete una familiarità già per patologie autoimmuni? Pensate che l'ovaio può avere una probabilità maggiore, un rischio maggiore, noi diciamo, di esaurirsi prima. E ancora, le cause poi che noi definiamo iatrogene, iatros in greco il medico, causate da cure mediche necessarie. Per esempio, quando noi dobbiamo asportare le ovaie per cause chirurgiche, per esempio un'endometriosi delle ovaie, togli una cisti oggi, togli una cisti domani, ecco che il patrimonio di ovociti dell'ovaio si riduce drasticamente fino a una menopausa precoce. Se abbiamo cistoadenomi, che sono tumori benigni che comunque vanno rimossi, ovviamente in tutti i casi di patologie maligne che interessino le ovaie, le tube, l'utero o il collo dell'utero da papillomavirus, e poi oggi sta crescendo la percentuale di donne che è sfortunatamente portatrice dei geni Breast Cancer 1 e Breast Cancer 2, che sono stati resi noti dal coraggio dell'Angelina Jolie, che ne ha parlato. Perché? Perché questi geni predispongono ad un aumentato rischio di tumori alla mammella 60-80% in più e 40-60% in più di tumore ovarico. Quindi la rimozione di mammelle e ovaie è importante per
salvare la vita, ma chiaramente ci pone dei problemi importantissimi dal punto di vista delle conseguenze della carenza ormonale e ancora le conseguenze della chemioterapia, che può colpire ovviamente non solo il tumore, ma va a colpire anche cellule super delicate e super sensibili come sono gli ovociti. Da oncologa vedo molte ragazze e ragazzine che hanno avuto terapie per leucemie e linfomi da bambine, che sono vive grazie a queste terapie, ma il costo in salute può essere molto importante perché c'è una lesione del patrimonio di ovociti ed ecco che noi possiamo avere addirittura un blocco totale della riserva ovarica che viene distrutta prima della pubertà o un limitato numero di ovociti che si esaurisce rapidamente prima dei 20 anni. Ugualmente la radioterapia, se noi la facciamo pelvica o total body, cosa vuol dire? Quando noi dobbiamo fare un trapianto di midollo, facciamo prima una radioterapia di tutto il corpo per distruggere le cellule maligne, per esempio in leucemia o linfomi che tendono a recidivare, e poi si fa il trapianto di midollo. Quindi stiamo parlando di cure assolutamente necessarie che hanno trasformato proprio le cure oncologiche. Adesso possiamo vivere grazie a queste cure e quindi mi sta molto a cuore condividere con voi come possiamo poi migliorare la qualità della vita perché sia non solo sopravvivere ma vivere di nuovo con la massima pienezza. Allora, quando dobbiamo pensarci? Innanzitutto la storia familiare. Come anticipavo prima, chiedete la mamma, la nonna, la zia a che età sono andati in menopausa, perché se sono andati a 45, a 35 già la fertilità comincia a essere in grande difficoltà. Poi storia personale. Questa ragazza, questa bambina, hanno avuto problemi, come ho detto, di patologie o hanno patologie autoimmuni o sono state curate per tumori che abbiano comportato una riduzione del patrimonio di ovetti, di ovociti presenti nelle ovaie? E poi per favore, attenzione, non fumate. Il fumo è un killer delle ovaie che anticipa la distruzione degli ovociti, lo vedremo bene poi nelle vostre domande, e anticipa questa distruzione in maniera irreversibile. Parliamo tanto di ecologia, parliamo tanto di rispettare l'ambiente, ma rispettiamo il nostro migliore amico, che è il nostro corpo, e non lo avveleniamo con 5.000 veleni presenti in ogni sigaretta fumata. Quando dobbiamo allarmarci? Ma di nuovo il nostro corpo ci parla e ci dice: attenta, c'è qualcosa che non va? Come me lo dice? L'irregolarità mestruale. Il ciclo che tende a ravvicinare, noi parliamo di polimenorrea, ciclo normale, lo ricordo, se no andate a rivedervi la nostra conversazione sul ciclo e sul ciclo abbondante, è di 28 giorni più o meno 3. Se il ciclo anticipa, compare prima dei 25, 20 giorni addirittura, e magari è anche abbondante, allerta rossa. C'è qualcosa che non va sull'ovaio, oppure potremmo avere o polipi o fibromi, ma adesso concentriamoci sulle ovaie. Se poi il ciclo comincia a saltare e non abbiamo cause, per esempio disturbi del comportamento alimentare, uno stress tremendo, e salta per più di 4 mesi, il dosaggio degli ormoni, lo vedremo, follicolo stimolante e la tigene antimulleriano è doveroso. Ma poi attenti a cosa ci dice il cervello. Il cervello che comincia a darmi le vampatine, comincio a non dormire bene, il sonno che diventa superficiale, ho questi risvegli. Attenzione a quello che succede prima della mestruazione. Sono più nervosa, più irritabile, più triste? Mi si gonfia di più la pancia? Cioè scompaiono sintomi che non erano tipici delle mie mestruazioni? Mi devo allertare. E poi scompare il desiderio, ho secchezza vaginale. Prima di tirar fuori sempre lo stress e i problemi di coppia, consideriamo che ci può essere una causa biologica, un ovaio in difficoltà che produce meno ormoni, e che questa causa biologica può fare da detonatore a una crisi di coppia. Perché la donna che sente che il corpo non risponde, pensa che lui non la tragga più come prima e lui pensa che lei non lo ami più. Perché la secchezza vaginale da millenni è un segnale che dice all'uomo: lei non mi vuole più. Non esiste nel codice maschile millenario il discorso di menopausa. Perché? Ma perché le donne sono morte prima di andare in menopausa. Fino a 100 anni fa l'età media delle italiane era 48 anni. Quindi millenariamente il segnale vagina secca, mancanza di lubrificazione, significava non mi vuole, non mi ama.
questo è un problema molto importante, perché invece curando bene, e questo è il senso di queste conversazioni, e tempestivamente, noi possiamo ridare alla donna l'armonia ormonale che altrimenti rischia di perdere e ridarle quel potenziale di gusto di vivere, di felicità, anche nella relazione di coppia, che ogni donna e ogni uomo meritano, in particolare quando c'è amore, c'è tenerezza, c'è rispetto reciproco. Quali altri sintomi? Dolori articolari, aumento di peso. Quando dice mangio sempre nella stessa maniera le stesse cose, ho messo su 3 kg, 4 kg. Il medico non deve dire, figurarsi, avrà mangiato di più, ma allertarsi, perché la menopausa da sola riduce il metabolismo basale del 20%, è tanto. E poi attenti, cambia la forma del corpo. La donna che dice ho sempre la pancia gonfia. La pancia gonfia mi dice che il microbiota risente di questi squilibri ormonali o della carenza ormonale e produce molto più gas. Allora, quali esami devo fare? Importantissimi. Devo andare a dosare gli ormoni dell'ipofisi, che è una ghiandola che si trova nell'ipotalamo, che è la grande centrale che governa tutta la nostra vita indipendente dalla volontà. La vita basale, gli ormoni, l'ipofisi. Bene, l'ipofisi comincia a produrre molto più follicolo stimolante perché l'ovaio non risponde. Allora le linee guida adesso ci dicono allarmiamoci già se il livello di follicolo stimolante nel sangue è di 25, superiore a 25 unità internazionali. Fino a pochi anni fa dicevamo 30 in due prelievi a distanza di un mese. Adesso si è abbassata, perché? Ma perché ci dobbiamo allertare prima se vogliamo ancora tentare di avere un figlio. E poi naturalmente doseremo anche gli estrogeni e gli altri ormoni, perché? Perché è giusto ridare al corpo poi tutto quello che ha perduto. Il marcatore più fedele che mi dice quanti ovetti ho in riserva è l'ormone, l'antigene antimulleriano, che è prodotto dai follicoli. Più ne ho, più i suoi livelli sono nella parte alta del range di normalità. Ma se li ho a livelli bassi, allarme rosso sulla riserva ovarica. E ancora, ecografia transaddominale, se la donna non ha ancora avuto rapporti, quindi ha vescica piena, oppure transvaginale, se ha già avuto rapporti. Perché? Le ovaie sono sacchettini che portano gli ovetti. Più il sacchettino è piccolo, meno ovetti ho. Semplice. Quindi più le dimensioni dell'ovaio sono ridotte, più devo avere un allarme rosso, soprattutto se questo dato è coerente con un FSH che si alza, è coerente con un antigene antimulleriano AMH che si abbassa, e ho ovetti piccoli. Quando devo fare questi esami? Importante, dal terzo al quinto giorno del ciclo, se la donna mestruo ancora, o appena mi viene il dubbio, se la donna ha già una amenorrea di 2, 3, 4 mesi. Le vostre domande. Mia figlia, 20 anni, fuma un pacchetto al giorno e non riesco a farla smettere. Le ho detto che così si distrugge la salute e la fertilità, e che rischia la menopausa precoce, perché l'ho letto sul suo sito, grazie signora, che almeno serve divulgare. Mia figlia replica, che faccio terrorismo e che sono tutte fakes. Ma in che modo il fumo danneggia le ovaie? Attenzione, il fumo è davvero un killer delle ovaie, perché distrugge sia i follicoli che producono estrogeni, progesterone e nutrono gli ovetti che maturano, e gli stessi ovociti, che sono le cellule, i gameti, noi diciamo, cioè le cellule che verranno poi fecondate dallo spermatozoo. I dati scientifici sono enormi, e siccome quando preparo queste conversazioni rivedo la letteratura scientifica fino al giorno prima, per rispetto agli ascoltatori e alle ascoltatrici, vi posso dire che questo articolo del 2024 ha analizzato proprio specificamente tutti i lavori pubblicati sui danni da fumo. E che cosa ci evidenzia? Che il fumo contiene oltre 5.000 sostanze tossiche, che sono sia mutagene, attenzione, quindi aumentano anche il rischio poi di alterazioni genetiche che possono tradursi in malformazioni, attenzione, del feto, che possono aumentare l'abortività, e che sono anche, come tutti sappiamo, carcinogenetiche, non solo per il polmone, ma anche per la mammella, la vescica, per esempio il collo dell'utero, soprattutto se c'è un papillomavirus o anche l'ano. E che sono distruttive per tutto l'insieme delle cellule che abitano il nostro ovaio. Quali sono i fattori più tossici? Gli idrocarburi policiclici, un metallo pesante negativissimo che si chiama cadmio, poi la nicotina che ha molte azioni negative sulla fertilità,
e altre sostanze che non vi dettaglio, ma è un concentrato di 5.000 veleni. Allora io dico, parliamo tanto di ecologia, perché farsi del male? Purtroppo il danno è reale e irreversibile, non è una fake. A 30 anni una donna che fuma 15-20 sigarette dall'adolescenza in poi ha le ovaie come se ne avesse 40, anche se va in procreazione medicalmente assistita. Quindi vogliate bene al vostro corpo, che è il vostro miglior amico, alla vostra fertilità, e proteggetela davvero con comportamenti coerenti con le dichiarazioni. Altra domanda importante: mia mamma è andata in menopausa a 45 anni, mia zia a 43. Entrambe hanno avuto figli da giovani senza problemi. Io ho 37 anni, sto cercando di avere un figlio e non resto incinta. Mi hanno detto che ho già problemi di ovulazione. Ma quand'è che si diventa sterili? La fertilità si riduce nettamente già 10 anni prima dell'ultimo ciclo. E infatti, quando una donna va in menopausa a 50, ha una fertilità già crollata a 40. Ma è chiaro che se in famiglia, come ho detto prima, la menopausa è comparsa a 43, 45, 40, io mi devo allarmare già a 30 o prima. Ecco perché pensare nel futuro, avere chiara la storia familiare, significa anche prendere quelle contromisure che ci consentiranno di neutralizzare i rischi sulla salute e sulla fertilità. Quindi, importantissimo pensarci prima, avere stili di vita sani per favore, non fumare assolutamente, anche il fumo passivo, attenti, e poi fare la crioconservazione degli ovociti da giovane quando la fertilità è ancora ottimale. Allora salviamo tanti ovetti, e quando ci saranno le condizioni affettive, economiche, proprio di poter creare una famiglia felice, potremo avere una fecondazione medicalmente assistita, una procreazione medicalmente assistita positiva. Per saperne di più trovate moltissimo sui miei siti personale e della Fondazione. Desidero ringraziare moltissimo Giovanni Sole, che è il nostro regista, che ci aiuta a realizzare queste conversazioni, e ringrazio moltissimo Italpress, che le ospita e mi consente di divulgare con passione quanto riguarda la salute delle donne, delle nostre figlie, delle nostre mamme, e questo è importante per tutti noi, perché famiglie e donne felici fanno un paese felice.